Un saluto a tutti, sempre da Simone, Pistoia e Firenze. Volevo fare un piccolo video per quanto riguarda, molti mi hanno chiesto, spiegaci secondo te il valore di un'auto storica. E io questo video appunto lo intitolerò, tanto passo il tempo che sto tornando a Firenze, il valore di un'auto storica. Il valore di un'auto storica praticamente è un po' una cosa, cioè è un po' un arcano, ossia dipende quello che una persona vuole comprare. Io parlo, secondo me, un oggetto che ha un valore come deve essere, in che condizioni deve essere. Allora io praticamente in 40 anni circa che mi piacciono le macchine, le moto eccetera, ho collezionato circa un centinaio di pezzi, poi qualcuno l'ho dato via negli anni, qualcuno l'ho ricomprato, però ogni macchina che io ho comprato praticamente ho sempre, perché non mi viene in mente mai una macchina che abbia comprato e tenuto così. Anche se erano in buone condizioni, ho sempre voluto vedere cosa ci fosse sotto. E ogni macchina che io ho comprato, ho restaurato poi come intendevo io, ossia regola d'arte. Quindi secondo me una persona che vuole acquistare un'auto d'epoca, mi dicano tanti, ma quanto vale questa macchina, quanto vale quest'altra? Io ragiono così: io compro una macchina, magari logicamente con le condizioni medie vanno valutate sempre, in tutti i settori, non solo nel settore delle macchine d'epoca, e valutate le condizioni medie uno tratta un pochino il prezzo, poi dipende logicamente quello che vuole comprare. Molte persone dicono, ma io per esempio, un paragone, mi piaceva di avere la 500 che l'ho avuta in famiglia tanti anni fa, guarda bellina, 4.000 euro, 3.500 euro, ho fatto un affare. Assolutamente no. Hai preso i soldi e li hai buttati via. Per quale motivo? Perché prima cosa, l'unica chance che hai per non buttarli via è tenerla così. Perché anche se tu la rivendi, vedrai che alla stessa cifra che l'hai pagata, o anche a meno, non la venderai, sarà molto difficile. Perché? Perché una 500, una 128 Spider, un 124 Spider, un 128 Rally, come ho fatto io, ne ho fatti tre, oppure un Simca 1200 Coupé Bertone, sono macchine, qualsiasi macchina storica, qualsiasi macchina d'epoca, dovete considerare che è un oggetto che ha decenni, non è un oggetto, non si parla di un francobollo che è stato custodito in una busta, in un cassetto all'asciutto per 50 anni, stiamo parlando di un oggetto in ferro, in lamiera, che bene o male, ripeto, è stato adoperato. La conservazione conta però fino a un certo punto, perché comunque sia l'usura, il tempo, cioè non si può cancellare, anche se l'ha avuto una o due persone sole, anche se l'hanno tenuto bene, comunque sia era una produzione di 50, 60, 75 anni fa, quindi i lamierati, i prodotti non erano quelli attuali, sicché compriamo sempre, non dobbiamo mai scordarcelo, un oggetto che ha avuto un periodo di vita. Ma quanto ci vuole per restaurare una macchina d'epoca? Tanti soldi, però in fondo si ha un risultato e si ha a mano un oggetto che comunque si ha un valore.
C'è una rivista che si chiama Ruote Classiche, che appunto io a volte la compro, la guardo, e non è che dice cose inesatte, pensandoci bene. Guardate le quotazioni, praticamente tre categorie: da rifare, conservato e rifatto, restaurato, pari al nuovo, e poi continua anche più su la valutazione, perché dice che bisogna valutare caso per caso. Secondo me, una persona che è appassionato di auto d'epoca non deve avere anche un buon conto in banca, perché io ho fatto dei restauri delle Flaminia, delle Flavia, delle Lancia Aurelia a delle persone che non mi hanno neanche detto quanto andavano a spendere. Logicamente non è che tutti sono Paperon de Paperoni, oggi come oggi specialmente, però fossi io, per esempio, che dovessi comprare una Topolino sci bel vedere, trasformabile, una macchinina molto comune, simpatica, comunque poco commerciale, sai, l'ha avuta mio nonno, rossa, fegato, guarda questa, la voglio ritrovata, la voglio comprare. Allora, se vuoi comprare una Topolino sci bel vedere, trasformabile, vai su eBay, su internet, su vari siti, ne trovi magari 15 nella tua regione. Allora, quelle che vogliono troppo poco, scartali subito. Guardane 7-8, però se una persona ne vuole 7.000, 8.000, com'è il suo prezzo, mettiamo da 6 ai 7 si trova, perché non, Topolino, per fare un esempio, non ha mai avuto una grande graffia di mercato, e un altro ne vuole 13, andate da quello da 13 che magari a 10 e mezzo, 11 ve la dà. Perché io andrei da quello da 13, no, da quello da 7? Perché quello da 13 già è stato speso. E logicamente, se quello che, ovviamente, quello di 13 non ve la darà mai a 7, ma secondo me a 11 ve la dà. Quindi avete speso 4.000 euro in più. Però quei 4.000 euro in più, che poi lui ha spesi minimo più del doppio, perché se la dà a 13, chi è dei 13 vuol dire che ci ha speso 16. E se ci ha speso, cioè, partendo dall'inizio, ci ha speso magari 16, la vende a 13 e ve la dà a 11, quindi voi quei 4.000 euro rispetto a quella di 7.000 non è che li avete buttati via, avete investiti su un oggetto valido e recupererete non mettendoci mano, mai mano da nessuno. Io invito, perché è già stata fatta la macchina, è tutto risparmio dopo. Io invito tutti a non comprare macchine conservate, macchine mezze e mezze, perché tanto, l'ho già detto 100 volte, quello che si risparmia all'inizio si raddoppia dopo. E invito tutti anche a non vedere tanti video di lavori fatti da sé, che ci vuole poco a fare le cose, perché sono tutte cose che non esistono. Io quello che potevo dire l'ho detto sulla valutazione dei veicoli storici su come acquistare. Un saluto.